Com'era Piro senza mani? Guarda le mani, com'era? Senti il dito? Guarda le mani. Era quello, te lo ricordi? Ma io non l'ho mai vista, l'ho sentito da te, non so chi lo diceva e lo faceva. Cioè il primo che mi ha comunicato questa istanza di nobiltà sei stato tu, io non avevo idea che ci fosse questa cosa, quindi, ma chi è, da dove viene questa cosa? Marinelli. È una cosa qui che si fa da queste, cioè, una cosa che si fa, è una cosa vecchia di queste parti qua. Okay, ho capito. È un detto. Sì, no, beh, è capire com'era questo detto. Vedo delle donne sorridenti a questo detto, io non ho capito perché, ma vabbè. Allora. Poi te lo spiego, poi. Magari. Allora. Senza che sentiate altro dito, guardate le mani. Inizio. Buonasera a tutti. Iniziamo questo incontro pasqualino. Così stiamo un po' insieme. Un'oretta, due orette, un'oretta e mezza, quanto ci pare. E innanzitutto vi auguro buona Pasqua, spero che abbiate mangiato bene e per digerire ci abbiamo Saffo che ci porterà ai livelli più alti dello spirito. Allora, l'uovo di Pasqua delle Foa è particolare, ha una lamina d'argento che lo avvolge ed il sole che lo va a scaldare. Il prana è il suo sapore, il prana è il suo sapore e la sorpresa è stellare. Vai! Ma sempre più elevata, sempre più elevata. Brava! Ma dovresti anche comporre in musica oltre che in versi e dovresti fare entrare danzando mentre lo citi. Come è descritto David che entrava, cantava, danzava e suonava cantando la Bibbia mentre entrava in Gerusalemme. Come tutti sapete benissimo, visto che leggete la Bibbia, no? Sì. No, ballare e cantare mi piace, ma non conosco la musica, però. Ma la sai fare benissimo. La sai fare. C'è uno strumento poderoso. Allora, Laura, tu che sei sempre piena di iniziative, però io lo dico a tutti, no? Sempre per partire, perché ve lo ricordo, qui non c'è lezione. A proposito, mi dovete anche domani ci avremo le lezioni, le lezioni senza l'aria davanti. Però incominciate a dirmi se volete qualche cosetta di extra, perché io vi avevo promesso che vi facevo. Mi ricordo e poi anche vi facevo Nicola però si ricorda tre fuochi con Ojas sì Tejas no l'abbiamo già fatto quello di Tejas, abbiamo fatto quello di Viria. Mi cali lì tu sulla Viria, non ti ricordi la Viria, cioè proprio tu. I capelli bianchi ormai. Sì, quella perché i capelli bianchi vengono a causa uso eccessivo di Ojas, quello della Viria. E allora vengono i capelli bianchi. Però non lo facciamo stasera, l'avvertiamo. E poi che altro c'era da fare? Perché io quello che vi propongo, una volta un'analisi così fatta dai naturopati, se è possibile non facendo parlare me ancora meglio, per gli esterni. L'altro giorno abbiamo fatto i trattamenti di prano che si possono sempre fare, cioè ragazzi, ci avete qualche disturbo, Elisabeth ce la fissi, quindi tu puoi richiederlo fisso, qualche cosa. Io ho un po' di mal di sciatica alla gamba sinistra, perché sto sempre qui in 30 metri quadri di casa e mi sta iniziando a far male la sciatica sulla gamba sinistra.
Allora, e quindi qualcuno ti tratterà, ti fa magari un massaggio a distanza. Poi, quindi Ilaria vuole una prano, Elisabeth vuole una prano? Una volta però faremo, ditemi se volete quando, faremo una diagnosi naturopatica che non conduco io. Ok? Perché poi ci sarà un incontro di naturopatia, adesso ho fatto tutto il calendario, dove faremo le diagnosi, qualcuno viene da fuori, allora ovviamente mettendoci qualcuno, cioè una cosa seria di naturopatia, vi devo insegnare, lo fate voi, ma lo controllo io, e qui invece non vorrei controllare, vorrei che faceste tutto voi, e salvo che stroppiate la persona, allora intervengo. E soprattutto devono partire i primi anni, quelli che si sentono a disagio, in modo che imparino. Perché la regola, poi quelli che sono più avanzati li aiuteranno dopo, perché se non cominciate a parlare mai, cari naturopati, sarete teorici della naturopatia. E quindi, poi che ci abbiamo? Perché anche un'altra cosa vi volevo parlare o no? Perché uno era, o sul taoismo era, c'era qualcosa lì? Sul Dantien, che ne ho parlato a pranoterapia, no, non ho parlato nemmeno a pranoterapia, vi avevo detto qualcosa o no? Ripescate nella mente se vi viene in mente. Tanto tutto non faremo Avevi perché. detto forse una terza puntata sui chakra, però sul Dantiano non mi ricordo, cioè non ne hai parlato proprio precisamente. Perché certe cose, per esempio, le faccio solo a pranoterapia, allora la gente stranamente riesce a campare senza Dantien, e invece è importante campare col Dantien. Ok? E almeno sapete anche un po' di esoteria. Poi ecco, quello che vi avevo detto un po' a tutti, questo è un assaggino che, di Sankhya, che è dello yoga, però Sankhya di che cosa parla? Non stasera, eh? Sankhya parla di tutto ciò che si trova tra il mondo visibile e i confini del mondo visibile, ok? Cioè si arriva a quello che abbiamo studiato a naturopatia l'anno scorso, alla radice, anzi, alla radice delle radici, si chiama Mula. Prakriti, prakriti vogliono dire i rizomata, le quattro radici che abbiamo. Non so che mi è successo. Qualcuno di voi ha infilato uno schermo? Che è successo? Cioè, sì, mula vuol dire la radice delle radici. Mula vuol dire la radice. Però prakritis sarebbero la radice delle radici, quindi la radice delle radici delle radici, sarebbe, adesso poi ve lo spiego. In pratica parla di 25 livelli della manifestazione, il 25esimo è la realtà che percepiamo noi, no? Come sono fatti i mondi superiori? Almeno quelli che l'hanno canonizzati secondo la tradizione sono stati gli indiani. Quello che si conosce in giro invece è stato fatto da quelli psicopatici, ve ne ho parlato, non so, ieri e l'altro ieri, che erano i teosofi, e poi sono stati peggiorati da New Age. E poi se ne è occupato tipo Tolkien e Harry Potter, ma non parlavano dei mondi superiori, parlavano del mondo di mezzo, che si trova tra la Terra e i primi mondi superiori. Ok, di cui non ne parla il Sankhya, io infatti quando ne parlo li vado a inserire dentro un posto dove il Sankhya non ne parla del mondo di mezzo. Comunque, se vi interessa, facciamo un po' di cose che vi servono a far capire, perché interessa un po' a tutti, io penso, queste robe, come è fatta la psiche, no? Diciamo, io cercando di renderle in termini moderni, in termini intellegibili, queste sono suggestioni che vi do io. Ora, ovviamente, queste sono lezioni, a me mi stancano, devo farvi vedere magari anche delle immagini. Quello che
vorrei che fosse soprattutto sono ste chiacchiere dove magari mi viene in mente qualcosa, mi stimolate, mi suggerite. Intanto qualcuno sta lavorando su, come si chiama, la moglie della talpa, Cesira. Elisabeth. Eh? Sto su Elisabeth, sto lavorando su Elisabeth. E su Cesira chi lo fa? Nessuno di voi che ha fatto pranoterapia si vuole cimentare su Cesira? Cesira? Vuoi che ti faccia io? No, il termine è mi ti faccia io. Sì. Mio amico detto con questa voce, cioè, lo so io. Guarda, quando gli hai detto che te la fai tu, hai visto il sorriso malizioso dove tutto il femminile che poteva esprimere l'ha tirato fuori? E mentre Laura rosicava, perché lei sta facendo con una mano Elisabeth e con l'altra mano sta toccando a te da una parte. Ridendo, veramente non ce la facevo più. Ma era un riso amaro. Nico, ci ha dato giù di grappa oggi, ti rallegro. Chi? Io? Nicola. Insomma, Nico. Nico, vuole sapere se ha dato giù di grappa. Ma no, di grappa no. No, di vino. Allora, vabbè, io vi butto le varie suggestioni, però dato che siamo sempre bene rilassati, stirate fuori, insomma, ogni volta preparatevi da un giorno all'altro una domandina, un'idea, quello di cui volete, ma anche quello dei vostri corsi che non è chiaro, solo che non voglio rispondere solo io. Tra naturale e spontaneo si confonde spesso. Tu la sai? Beh sì, da quello che... E allora perché la chiedi? Per vedere se sono alla tua altezza? No, perché comunque spesso si confondono anche in me questi termini. Però ha fatto una domanda. Questa era una mia tematica di yoga. Stavo pensando, nel senso che parlavi della mente, a una differenziazione per esempio tra persone introverse ed estroverse. Lo sono per natura, lo sono spontaneamente? Come si fa in effetti a capirlo? Allora, naturale e spontaneo, che cos'è? Secondo voi? Beh, naturale da quello che ci hai detto tu è ciò che in pratica è anche condizionato dall'ambiente e dal tempo, mentre spontaneo dovrebbe essere una condizione superiore. Chi è che c'è il pupo che piange? Proprio il tuo gatto. Hai il mio dall'altra parte? Sì. È piccino, Robby. No, è Biri perché vuole andare sul terrazzo. Adesso l'ho portato sul terrazzo condominiale che sono 250 metri quadri. Vuole andarci sempre, fa la lagna. Quindi c'ho il gatto che fa la lagna. Vuole andare sul terrazzo? Sempre! E quindi fa la lagna finché non lo porti sul terrazzo. Poi lì tutto impaurito, gira, guarda, si infila. Allora, secondo voi, allora, naturale e spontaneo? Quello che vi passa in mente, no? È per riuscire è interessante però, no? Perché secondo voi, facciamo la definizione di uno dei due termini, uno di voi mi faccia una definizione di uno dei due termini. Chi c'ha voglia di... Provo io. Uno. Allora, naturale che segue i cicli della natura, e spontaneo è la radice, quindi un qualcosa che va al di là della natura.
Sì, sei stato molto. In India direbbero hai fatto un sutra, molto condensato, no? Lui ha detto una cosa. Adesso avevo in mente qualcosa. Perché io Allora, direi io volevo innanzitutto di chiedere. approfondire un solo termine, tanto per ampliarlo, perché può essere interessante. Vai, vai. Dicevo, mi è venuto in mente perché ad un certo punto, considerando una tipologia di persone, tra le quali magari io rientro, quella delle introversi, mi sono detta, ma mi conviene poi modificare questi aspetti? E fare in modo che non lo sia, oppure in quel modo faccio una forzatura che crea più problemi. Cioè, Sì, ma il tuo sicuramente. comportamento, diciamo che tu sei una persona che veniva classificata anticamente da noi come melanco melanconica, il famoso angelo pensante di Dürer, quello che sta così. Ci avete presente quell'incisione? E sopra c'è una cosa di segni magici che è il quadrato di Saturno, si chiama. Sì. Sì, l'ho visto tante volte. Allora, E quella è è una una posizione. tipologia tipica dell'elemento, su questo lo sapete, terra. E tu che elemento sei? Vedi, quindi è tipologico, ok? Quindi è una caratteristica melanconico che si chiude e che ovviamente melanconico può diventare, quando degenera, malinconico. Sono due aspetti. Melanconico, per esempio, i cinesi considerano l'uomo più elevato il melanconico, tanto per capirsi. Che li chiamano metallo, il poeta, quello che si richiude dentro, eccetera, che riflette. Quindi tu, i sardi non lo so, ma i cinesi considerano l'essere superiore deve essere melanconico, raccolto in sé. Ora, questo atteggiamento che tu hai è naturale, cioè segue la natura o è spontaneo? Non lo so, non so fino a che punto lo è. Boh. Che sta sopra e che sta sotto? Se dici che è proprio dell'elemento terra, vuol dire che è un elemento spontaneo. Tu ci sei nata così, chiusa da sempre, da cucciola. Beh, sì, in effetti. Mi chiudevo anche da piccola, nei miei momenti di mutismo. Però ragazzi, voi non collaborate, In insomma, certe no? situazioni comunque mi sento a disagio a esserlo, così. Chiedevo anche per questo, Aspetta, probabilmente. oh bella, questa è detta una cosa bella, beh, cioè Ma bella, brutta, mi dispiace. io non, cioè, per come la intendo io, non ho mai parlato con te, però mi viene in mente, così, ipotizzando, che hai un atteggiamento spontaneo, non per forza lo identifico come naturale, cioè della natura della persona, No, no, ma però tu che analizza quello che lei ha spontaneo deve detto, ok? Lei. essere. Cioè, qualcosa di automatico, per me. Spontaneo, ci sono anche gli automatismi che sono indotti dalla realtà circostante, il tuo passato, l'immagine che proietti, no? E le aspettative. Questo è L'odore tutto della pasta qui. Per asciutta. esempio, esatto, no, parlando del cibo, sì, che è più semplice, sì, anche.
Sì, no, ma allora lei ha detto una cosa che su questo, però voglio che diciate quello che vi pare, nessuno sa la verità, manco io. Ok? Allora, lei fa un'affermazione. Io sono stato così fino da quando mi portava il cane, mi portava a pascere l'erba da piccola, insieme alla mandria. Allora lei fin da cucciola si è sentita chiusa dentro, ma questa cosa le dà disagio, perché allora in questa situazione stiamo nel naturale, nello spontaneo o in una terza situazione? Perché lei prova disagio, cioè lei non è contenta. Non sempre, però in certe situazioni. In certo. Certe situazioni mi piace essere così, in altre vorrei non esserlo. Quindi una terza condizione probabilmente. È troppo semplice risolvere, bisogna che capiamo un po' che dite naturale e spontaneo, però se non mettete la vostra opinione. Spontaneo è la radice della persona, secondo me. Naturale può essere più il temperamento. Che è un po' criptico per chi non ha fatto naturopatia, però Antonino me lo permetti, no? Sì, hai ragione. Diciamo che nei concetti messi anche nello yoga l'avevamo un po' invertita questa cosa, cioè il naturale è la propria natura, proprio prakriti, spontaneo vrikriti, posso dire la terza condizione per me, una falsa vikriti, cioè una modifica, un allontanamento dalla propria natura per vari motivi. Cioè, tu stai parlando in Ayurveda, la vikriti di un altro dosha. Così. Non ho capito. Sì, no, è un gergo dentro. Quello vuoi dire, Francesca? Cioè, in qualche modo dove c'è una distonia, dove c'è un attrito, dove la persona in qualche modo manifesta una vikriti che però non è in linea con il vissuto. Francesca, però non la spieghi, prima tu esprimila così, ma se non la traduci, sti poracci. Che... Volevo provare a fare un esempio. Sì, lo so, però la devi tradurre come Antonino, no? Se io sono una persona introversa, però le contingenze della vita, le scelte, mi hanno fatto piano piano diventare un po' più estroversa e in qualche modo mi ci sono trovata bene, perché questo mio essere estroversa in linea magari con il fatto di aver avuto successo, di essermi aperta, allora sto nella seconda condizione, cioè nella spontaneità. Se invece le modifiche della vita mi hanno costretto a assumere dei ruoli che non condividevo perfettamente, eccetera, io ho sì una vikriti, ma una vikriti in sofferenza. Sì, ma non ti capiscono, lo capisci che non ti capiscono? Diteglielo che non la capite, sta parlando un linguaggio di Ayurveda, ok? Vikriti come si traduce? Quella, beh, tanto è uguale, è discrasia, ma è uguale, cioè quella cosa che ti allontana da come sei fatto. Vi, ok, dis, di, vi, sono delle cose per chi studia linguistica, disgiuntivi, infatti noi diciamo disgiuntivi, aggiuntivi, ad mette insieme, dis o vi, ok, servono a separare. Ok, questo è il meccanismo nell'indoeuropeo, è così. Kriti vuol dire che genera un movimento. Prakriti vuol dire che genera un movimento pro favorevole. Vi che genera un movimento contrario a quello favorevole. E quindi quando tu hai quell'atteggiamento è il contrario a quello favorevole per te, ovviamente. Che noi lo possiamo chiamare malattia, turbamento, come vi pare, insomma.
chiaro come discorso questo, no? Allora, Francesca, però, quando parla troppo complesso, troppo... Sì, in realtà il parlare complesso è quando ce l'ho, quando non riesce, ma non è chiarissima, lo sai, no? Che quando, quindi tu comunque, così magari lo traduco io, anche per Antonino, se me lo ridice lo traduco io, in termini, perché capirlo senza essere facile è più difficile, è il primo passo, no? Poi lo dobbiamo spiegare a un bambino quando l'abbiamo capito, esatto, bene. Quindi tu a Prakriti gli metti l'aspetto originario della persona, quindi quello fondamentale, ok? Quindi questo lo attribuisce alla natura, anche perché la traduzione di Prakriti, ok, è la natura. Qual è la tua natura fondamentale? Sono mangiuna. Come meccanismo, che noi diciamo che elemento sei, che sei, capito? Non che segno sei, che elemento sei. Io che sono fuoco sono il ruente, Francesca che è terra e invece è portata all'accumulamento dentro. Ci fu la volta bellissima, bellissima, in cui io a un certo momento, Francesca ci frequentava da qualche anno, era andata a fare lezione a posto mio perché io c'avevo un febbrone, se si sapeva chi era, mi erano venuti gli orecchioni, ma delle orecchie così c'avevo, come Dumbo. Insomma, fatto sta che io stavo male quel giorno, ma male, da fastidio, gli orecchioni, non so se c'avevo 39 di febbre, roba del genere. Francesca ritorna preoccupatissima per me, perché lei è come tutti i cani, è preoccupata per il padrone, però erano le 9:30 di sera, aveva fatto lezione a Via Eritrea fino a tardi e era come più o meno Elena adesso. La traduzione che viene fatta del Mrityu nelle Upanishad è la fame che mai si sazia, ok? Tanto che io poi gli misi nome a Francesca alla incarnazione della fame nel mondo. Allora, vorrebbe venire da me, però c'ha fame. Allora entra dentro, scassina il frigorifero, in pochi secondi arriva con due guance, così, avete presente Chip e Chop che si mettono 20 noci per guancia? Era fatta così, caruccia, perché veniva a vedere come stavo io, no? Benissimo, il giorno dopo si manifesta in tutto il suo splendore gli orecchioni, cioè qui c'ho una guancia fatta così, gonfia così, ma enorme. Arriva Francesca a trovarmi verso l'ora di pranzo. E perché mi stai prendendo in giro? Perché era convinta che ci avessi messo quello che aveva fatto con le guance lei il giorno prima, cioè le guance gonfie, gonfie. Sì, che mi sta mimando come l'aveva visto il giorno prima. Invece era, cioè, era gonfiata una parte sola enorme. Vabbè, queste sono le storie vere, vere, vere. E allora, per Francesca praticamente la natura, ok, quindi ciò che è naturale è come sei fatto, mentre la spontaneità, allora la spontaneità che non l'ha messo, è come ti comporti in relazione agli eventi della vita, quello che poi fai nella vita, dettato ovviamente dall'esterno, dall'interno. Beh, no, lì non ti comporti proprio spontaneamente, Francesca, sono un gioco di reazioni, quindi non è che magari ti comportassi spontaneamente nel resto della vita, ti comporti secondo, è come la palla di biliardo, che una sbatte su un'altra, cioè per una serie di reazioni estremamente varie, per cui non è che sei proprio spontaneo. No, certo, però se io sono un'introversa e devo andare a vendere le mele al mercato strillando, no? Come fa la tipa
quella lì all'inizio del mercato, vicino a casa tua. Allora, sì, c'è una voce che potreste sentirla dove state, si sente a centinaia di chilometri. Allora, lei probabilmente non è introversa, però io potrei trovarmi, dovendo fare quel lavoro, a trovarmi comunque in equilibrio in quello. Un po' perché ho modificato la mia paracriti, mi sono adattato perfettamente, non sono in sofferenza. Oppure potrei sentirmi frustrato a far quello, quindi un comportamento che non sento mio, che sento distonico, ma è funzionale all'aspetto lavorativo. Allora, in quel caso è una falsa spontaneità, anzi non è spontaneo. Il caso, questo caso, già io ve l'anticipo, lo risolve, ma mica è vero che è detto che sia così, perché poi sono parole, sempre il valore che gli diamo, il Sankhya medievale che passa da 25 dattva a 36, però vabbè, questo è un altro discorso. Quindi io mi avvalgo anche di certe conoscenze che voi non avete in mano, però ragionarci. Quindi le pulsioni primarie che vengono a voi quando voi siete sotto tensione, ok? La risposta primaria quando voi siete sotto tensione, che può essere positiva o negativa, io fuoco è il fuoco, quindi o mi incazzo o mi eccito, ok? Francesca o magna oppure fa dall'altra parte, no? Ingresso e uscita. O non fa dall'altra parte, vedi Elena. No, faccio. Ok? No, ma io adesso sto scherzando dicendo, però ci stanno degli atteggiamenti. Cosa succede sotto stress? Io, per esempio, quando ho avuto lutti brutti, non bevevo super alcolici. Mi ricordo appena fatto 2-3 bicchierini di whisky, mai bevuti a digiuno la mattina, non mi hanno fatto effetto proprio, anzi mi hanno placato. Sotto stress, in altre circostanze, c'è chi mangia o chi smette di mangiare, cioè la natura poi ti porta a comportarti quando sei sotto stress secondo una tua modalità. Ok, per esempio, sotto stress positivo o negativo, Lucia si chiude dentro, giusto? A volte sbotto, insomma. Beh, la chiusura dentro e poi quando la compressione è eccessiva, dice Francesca, la scorreggia esce. Tu l'hai trattenuta a lungo, però questa era su una sua poesia che si chiamava Il suono interiore o La voce interiore, non mi ricordo. Sonetto. Non è importante, sì, no. Che sonetto. Allora, capito Lucia, quando uno si comprime, poi? Beh sì, ma è determinato dalla compressione, mentre io non mi comprimo un accidente, anzi non sopporto la compressione. Una volta che mia figlia è piccola mi fece arrabbiare in maniera e non potevo prendere la sganassone, ma tanti gliene dovevo dare, ho pensato che mi scoppiasse una vena sulla testa, perché io non reggo la compressione, io sono costretto all'aggressione, all'urlo, alla violenza, perché rischio veramente un aneurisma. Non so Nicola, che è sagittario come me. Sì, ma io in realtà sono stato compresso per amo e quindi ho avuto questo modo sbagliato, insomma, di esprimermi. Infatti ci ho sofferto un po'. Sì, ti fai male, però voglio dire, la compressione quando è troppa, per me è, perché c'è chi si comprime, ok? Che mi sembra che poi era tutta la definizione che dava Luria, un cabalista di Dio, che per arrivare sulla testa si comprimeva per riuscire a stare dall'infinito nel finito. Quindi dava tutta una serie su questo, questa è la compressione, Luria, non so come si pronuncia. Mentre io devo avere l'esplosione, la mia caratteristica è l'esplosione.
Quindi dove su Francesca c'è la compressione, per me c'è l'esplosione. Il segno d'aria c'è la fuga. Il segno d'acqua è la protezione. Capite che voglio dire? Cioè si nasconde, fa il cucciolo, si mette da una parte, deve trovare, deve pacificare tutto, quindi ritrovare la calma e quindi deve stare nascosto in una tana. Che per Nicola la tana è solo una. No? Io? Archetipo. Scusa. Ma con chi ti scusi, dai? No, dicevo, io però condizionata da quello che ho studiato, però, cioè, effettivamente penso che cioè, non esista un comportamento assoluto, cioè è tutto una reazione a una relazione o comunque all'esterno, no? Sì, ma è una relazione di che tipo? Della radice. Esatto, questa relazione, se ti permettono, fin da quando sei piccolo, di esprimerti. Ma in base alla tua radice, in base alla tua radice, Elena. Se ti permettono di esprimerti, vabbè, da un altro non lo so, però a un certo punto cioè, i bambini, molti bambini sono compressi. Ma lascia perdere, quelli sono i disturbi, noi stiamo parlando degli stati. Di spontaneità e di naturalezza. Il bambino compresso, che tu ce l'hai presente perché sei tu stai parlando della tua storia, il bambino compresso non è naturale, poverello, quindi questo è naturale che non sia naturale. Infatti quando tu venivi compressa non ci stavi. Eri troppo piccola per ribellarti, ma non ci stavi, no? Hai detto e piangevi ininterrottamente. Sì, questo sì. Sì. Ho capito. Allora, quello non è un comportamento, quello è il condizionamento che viene perché c'è stata qualche cosa di esageratamente e ci stanno. Ma noi dobbiamo non arrivare, cioè non quello che mi sta dicendo Lucia non è la vita quotidiana. Dove non arrivi, no? Gli stati più elevati, lei è tutta mente, quindi sta facendo un'operazione filosofica e dice e parla per i principi. Ok? Quindi lo stato di spontaneità e lo stato di naturalezza, perché che apparentemente sembrano la stessa cosa. Francesca dice lo stato di naturalezza è il primo. Quello che c'è è la radice, la spontaneità non riesce a definirla però che cos'è. Non so se voi riuscite a definire la spontaneità, perché comunque lo stato naturale, cioè io prendo fuoco, un altro scappa via, tipico dell'acqua, scappa via, che può essere, Antonino lo chiama Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore, no? Però io l'ho messo al contrario però, Per me la spontaneità è il primo atteggiamento, quello che viene. Sì, no, ma io sto dicendo, per te il primo atteggiamento, cioè okay, tu stai dicendo che la naturalità comunque è un condizionamento. Sì, perché c'è anche un ragionamento nella naturalità, nella spontaneità no. No. Te lo ricordi? Le pulsioni sono a monte della ragione. Sì, sono a monte della ragione. Caso, sì. Infatti, quando ragioni, tu puoi non seguire più la tua radice. Io quando ragiono, dico: ma che cazzarola sto facendo? Se riesco a farlo prima, bene, se lo faccio dopo me ne pento e mi vergogno di aver dato di matto. È chiaro? Se ho la fortuna di farlo prima, poi non so se è una fortuna perché poi mi comprimo e mi faccio male. È facile per chi non è fuoco dire vabbè, ma sei violento, ho capito. Il fatto che da qualche parte sta violenza deve andare, no? E è pacifico dire che se va da un'altra parte è meglio che se ti va addosso. Marica, tu che sei una leonessa, eh?
diciamo che controllare la violenza, cioè la violenza, l'esplosione, più che altro a volte è difficile, molto difficile. Ma è utile? Cioè, è utile o tocca farlo? Allora, è utile. È utile perché io poi dopo sto bene. Posso magari pentirmi perché moralmente è sbagliato aggredire o comunque essere... Quindi non è utile, cioè, controllare la violenza? No, cioè per me no, perché no. Poi dopo sto bene, però mi rendo conto che chi è di là magari... Forse non riesce a capire, non riesce, beh sì, chi non è fuoco non riesce a capire, ma anche chi è fuoco, io, se tu sei violenta con me, anche se siamo fuoco tutti e due, mi incazzo lo stesso con te, eh? Quindi anche se ti capisco perfettamente, dopo. D'altra parte, il fuoco sono due tigri, una tigre e un leone, che fanno unghiate, c'è poco da fare. Che gli dice una tigre e leone? Stai mansueto? Allora, vabbè, detto questo, però Antonino dice no, la spontaneità, allora che cos'è la definizione di spontaneità? Antonino, a mio avviso, ha beccato il punto. Spontaneità è come io reagisco d'impulso. Quindi è la mia radice, il mio elemento. Eh no, vero. Quella è natura. Sì, ma lo toccherà con natura. Allora, non ve lo spiego, se no poi vi fermate. Noi ci muoviamo, inizia Elena, dicendo a me mi hanno fatte le cattiverie da piccola e quindi io reagisco con tutta una serie di totem, tabù, inibizioni, eccetera. Quindi è il contrario proprio della naturalezza e delle inibizioni. Ok? Se io fossi me stessa, essendo un segno di fuoco impulsivo, ok? E anche ballerino da quel punto di vista, perché una cosa che forse non so se ve l'ho mai spiegato, che fuochi sono quelli dell'ariete, perché anche con le acque ogni elemento, che fuoco è quello del leone, che fuoco è quello del sagittario, lo sapete? Ve l'ho detto? No, quest'anno, se l'ho detto. No, quest'anno, roba, anni quest'anno, fa, no. Anni fa lo dicesti. Oh, no. Allora, il fuoco, quello bello, indovinate qual è, dato che è bello? Leone. Leone, ok. Quello dell'ariete, invece, qual è il fuoco più irruento che c'è? È il fuoco di? Paglia. Di paglia. Che è un fuoco che se uno mette la paglia nel cammino poi si brucia il cammino, ma quanto dura? Che, pochi secondi. Che per chi stava in campagna era chiamato anche il trotto dell'asino, che dura poco, poi si ferma. Nico ride, giusto? Sì, giusto. Il trotto dell'asino. Poi quello del sagittario viceversa è il carbone, quello che cova sotto la cenere, che però dura tanto tanto. Quindi sono tre calori diversi. Quello che tu è protettivo, quello che mettevano anche nello scaldino sotto il letto era quello del sagittario, quello che è protettivo è il fuoco del carbone. Quello che è bello da guardare, però ti scotta vicino e non ti puoi avvicinare, il leone, quello dell'ariete è un momento, fum, è finito. Così è un'altra spiegazione un po' di come siamo fatti. Allora, quella caratteristica lì si manifesta anche alle persone che hanno subito torti e traumi quando vanno al limite. Ok? Più le persone sono libere e più questo comportamento diventa naturale, perché sarebbe naturale comportarsi così, cioè è naturale per i predatori comportarsi da predatori, per i quadrupedi scappare i predatori, quindi fuggire, capite come meccanismo, per gli uccelli volare, capito Nicola, volare, non fare un'altra attività per gli uccelli, e
e per il maiale ingrassare. Tanto per dare un segno di terra, adesso l'ho data al maiale. Ok? Questa è una cosa naturale che incomincia quando io tolgo tutte le remore da buco fatto, divento naturale, ma non posso essere spontaneo perché sono condizionato dalla mia radice. Ogni mio pensiero è condizionato dalla mia radice e può essere condizionato dai traumi della vita. L'ideale, nello yoga si chiama Sahaja, se vi ricordate quella brutta brutta col cecione rosso, è uno stato che sta sopra, viene messo nel medioevo indiano. Spontaneo è quello che, come si dice anche da altre parti, come diceva Pernacchia, che diceva Pernacchia quando veniva da me, quello è l'alchimista, te lo ricordi Francesca? Che segno sei? Ah, io ho superato i segni. E noi sghignazzavamo sotto sotto per vedere questo che diceva ho superato i segni, no? Cioè tutti sì, quelli che vogliono fare i maestri. Beh, allora, in maniera non convinta. No, no, lui sono quelle cose squallide che vedi. La spontaneità è quando tu riesci a superare la tua stessa radice. Quindi non sei più condizionato nemmeno dalla tua radice. Quindi quale sarebbe l'obiettivo mio? Di non partecipare più alla radice fuoco, filosofo. Sì, perché poi quella domina me. Se io riuscissi a non essere dominato nemmeno dalla radice fuoco, come voi dalla vostra, non sareste contenti? Sì o no? Se può fare, non lo so, non si può fare, non lo so, però avete capito un pochetto, a mio avviso, e poi se voi mettete un altro contenuto sono contentissimo. Roberto, posso dire una cosa? Ciao, sono Titti. La Titti rispondeva. No, pensando a quello che hai detto te, mi è venuto in mente di pensare a una pianta naturale o una pianta spontanea. E mi viene da pensare che la pianta spontanea è tipo un fungo, un radicchio da campo, che ne so, se non mi vengono in mente altri, che indipendentemente, cioè nessuno ci mette mano e crescono lo stesso, quindi non c'è nessun condizionamento. Invece magari una pianta naturale può essere, che ne so, una pianta di basilico, che comunque l'uomo deve piantare e poi cresce la pianta. Quella non è naturale, quella no, è coltivata, amore mio. È coltivata, una pianta naturale, non so, dimmene te una. Comunque no, ma l'esempio non è calzante, cioè quando la pianta decide che vuole dedicarsi allo studio della filosofia e non è condizionata dal fatto che essendo pianta non c'è gli occhi nelle mani per prendere il libro, capito? Cioè la spontaneità vuol dire fai tutto quello che ti pare, la pianta è vincolatissima, non può essere. Sì, però volevo magari la differenza, dirti la differenza tra una pianta che cresce. Io ho capito che hai fatto, però una è coltivata e l'altra è naturale. E quindi, sì, una è spontanea e l'altra è coltivata, la coltivata la mettevo nel naturale. No, ma non c'è sta, capito? Una è coltivata e una è naturale. La spontaneità è un obiettivo dell'uomo, i filosofi hanno cercato la spontaneità. Posso fare tutto quello che cazzo mi pare? Facciamo un esempio, prima Marica diceva, ma quanto sarebbe bello un omicidio. Allora, i saggi indiani, non so se poi erano saggi, dicevano che raggiunto lo stato di acharya, cioè uno che ha le palle nello yoga, puoi commettere qualunque delitto senza commettere peccato. Cioè fai quello che cazzo ti pare. E questo è simboleggiato, visto che ne abbiamo parlato giorni passati, dalla matta, dal matto dei tarocchi. Fai quello che ti pare. Anche la matta nel mazzo di carte fa quello che vuole, no? Ok?
cioè libero, vai senza nessun limite, senza nessuna regola. E spesso quelli che non cercano una regola si danno delle regole per far vedere che non c'hanno una regola. Cioè alla fine rientrano sempre in un costume, in qualche cosa. Però, capito, il fatto ciascuno di noi che ha degli impulsi, che viene condizionato dal suo temperamento, che vanno a temperare gli impulsi, che poi viene dal ragionamento e il resto, che viene ancora più condizionato dalle vicissitudini della vita, gli piacerebbe poter seguire quantomeno la propria natura, quindi essere un fifone, essere protetto, che è, tutti i segni d'acqua vogliono essere protetti, no? Tutti i segni di fuoco invece sono dei rapaci, che se mangiano quelli che vogliono essere protetti. Tutti i segni d'aria vogliono essere liberi. I segni di terra basta che mangiano, quindi hanno risolto il problema. Semplifico. E ognuno di noi vorrebbe, Titti, mangiare quanto ti pare, tu, giusto? Sarebbe bello poter mangiare quanto ti pare, però vuoi essere bella. Se tu invece il mio gatto mangia quanto gli pare perché lui è bello così, perché c'ha il trippo, quindi te lo fa vedere il trippo enorme suo, lui si muove in senso naturale, non c'ha problemi di essere bello, è bello perché c'è il trippo, il mio gatto è il trippo, e quando gli dico fai vedere il trippo si mette a pancia per aria e se lo fa accarezzare. E quella si chiama in casa mia la pratica del trippo. Proprio lui ieri che sale sul tavolo dopo mangiato, mette lì se fare le carezze, eccetera, poi facciamo il trippo, allora lui si mette lì a pancia per aria, io gli devo carezzare. Dopo un po' mi graffia sotto, lo scalcia, no, con le cose, però prima c'è la pratica del trippo. E lui è bello, non c'ha problemi, fa quello che vuole. Non c'ha nemmeno idea se gli faccia bene, gli faccia male, è libero di fare quello che vuole. Le bestie sono naturali, no? Si muovono sì spontaneamente, naturali, però sono condizionate. E a parte il mio che si è mangiato l'altro giorno, si è mangiato gli asparagi? No, si è mangiato un'altra verdura strana. Le puntarelle cotte, che sono le punte di cicoria cotte, cioè delle cose stranissime che si mangia. Però adesso a prescindere da quello, capite? Lui è come gli animali, sono tutti condizionati dalla loro natura. Poi c'è qualcuno più o meno strano, però sono condizionati. Ma poter fare, io poter prendere a sberle tutte le persone, Marica, guardate Marica, quanta voglia c'ha, questo lo risolviamo un po' a counseling, perché poi ti spiego, tu me lo devi ricordare, ti spiego come si fa, quantomeno virtualmente, a prendere a sganassoni tutti quelli che se lo meritano, chi ha fatto solo Marica o è stato un altro Patrizia, anch'io, Patrizia. Tu che segno sei? Cancro. E questa è un'altra cosa però. Perché cancro l'hanno fatto soffrire, invece il fuoco l'hanno fatto incazzare, cioè una cosa diversa. Il segno d'acqua piange, il segno di fuoco graffia o brucia o ammazza. Roberto, una domanda. Ma il temperamento fa sempre parte della natura che non puoi controllare? Temperamento ti tempera la tua natura, quindi è quell'elemento che ti mette in mediazione. Perché io ho già un aspetto, per esempio, molto fuoco e poi c'è tanto acqua. E vabbè, quello interviene nella vita ordinaria. La prima risposta, quando sei sotto pressione, si muove la tua natura. Altrimenti il temperamento, che noi potremmo dire, quello che diceva Elena che studia la psicologia, non conta quello che sei, conta
dove sei allevato, le cose che ti hanno detto e fatto. No, questo dice la psicologia, giusto? Più o meno. Sì, diciamo a grandi linee, sì. Cioè, detto in altre parole, che è molto, molto diverso, però. Suo. Il sugo, dai, vediamo. Il sugo è, dipende dall'ambiente, ok? Come te lo dicono? 50% genetica, 50% ambiente, sì, dicono così. Io voglio capire come hanno fatto i 50 e 50, no? Sono affermazioni indimostrabili, perché ricordati, psicologia contemporanea, mi sembra che era maggio del, sparo, ma dovrei non sbagliarmi, 72 o 73, la psicologia è un atto di fede, insieme alla religione e al marxismo. Apparve questa cosa che mi piacque tanto. All'epoca non era ancora stata riconosciuta la psicologia. Allora, il temperamento, che è mezzo antico per dire la capacità nostra di modulare le emozioni, l'intelligenza emotiva, cioè questo che mette in relazione quello che hai, scendono dopo, perché dopo tu hai tutta una serie di considerazioni mentali, razionali, ma anche una serie di impulsi che ti fanno incazzare, perché anche quando hai fatto un ragionamento fatto bene, poi magari c'è un rodimento che ti viene da un impulso emozionale o pulsionale che viene sotto, cioè altre cose che ti condizionano. Ma messo, quando si dice a un certo punto mortono anche le pecore, cioè arrivato, lo spiegheremo sulla PNL come si fa a penalizzare le persone, però se tu superi il limite allora ottieni un effetto inverso, ottieni l'effetto di reattività. Arrivato all'effetto di reattività, quello che ritorna alla tua natura spontanea, cioè quello che è la tua radice, fuoco, acqua, aria, eccetera. È chiaro come meccanismo? Quindi la radice, se faccio un esempio, tutta la tua vita, dove tu quando c'è una cosa piangi, eccetera, però la tua vita, rifletti un attimo, è determinato da radici, da situazioni finali impulsive, dove hai deciso le cose della tua vita, l'hai fatto sotto un impulso istantaneo di una reazione di fuoco? Lo dice a me? No, lo sta a parlare al computer, io ogni tanto parlo col computer, con il mobile, con l'armadio. Metto insieme il pianto e impulsività. Ho capito che parla a me. No, tu lo fai, piangi, no? A un certo punto fai questa è un'altra cosa, ok? Quelli sono i traumi, è l'età in cui hai ricevuto i traumi. Però le vicende importanti della tua vita le hai prese sotto reazioni impulsive? Sì, sempre. Sempre. Per me... Sotto pressione, perché avendo cercato di mediare qualunque cosa, alla fine le scelte decisionali sono state impulsive. Un segno d'acqua non lo farà mai, né un segno di terra impulsive. Chiaro? Mentre un segno d'aria si nasconderà, scapperà per fare una decisione ponderata razionalmente, facendo le radici cubiche, le logiche, mettendoci tutto. Alla fine devono quadrare le cose, altrimenti è messo, ma quello lì viene. Questi sono dei condizionamenti che vanno sopra. Cioè il fatto che un segno d'aria scappi sotto tensione, altrimenti da di matto, da di isterico, che è segno d'aria? Io confermo, scappo subito. Sì. E c'hai bisogno di tanto tempo, perché il nervoso finché non ti passa non hai reazioni corrette. Giusto? Sì, devo uscire dalla stanza, perché sennò potrei dire o fare delle cose che non penso. Che non sai fare, quindi devi uscire dalla stanza perché non sei capace di dire cose che non pensi. Anche. Allora te ne vai da un'altra parte e trovi la cosa per calmare i nervi e trovare la soluzione più razionale che esista.
Sì, però io ho anche molto fuoco nel... Dopo! L'impulso è scappo, me ne vado. Io, di fronte a una situazione di conflitto, Marica tira fuori la pistola, Nicola tira fuori il pistolino e compiono dei misfatti. Ok? Tu fuggi, non entri in quella relazione, quindi non commetti l'omicidio. Sì, quando sono nervosa me ne vado proprio, Chiaro, io sto anche se spiegando. sto al ristorante, mi alzo. Poi magari valuti che hai fatto una cazzata quando il tuo cervello rifunziona un po', ma dentro non ci potevi stare. Era una situazione intollerabile, chiaro? Detto quindi queste cose qui sono così. Sarebbe bello poter sempre comportarci così? Sì. Perché dopo tutto il nostro meccanismo intellettivo, fisiologico, funzionale andrebbe bene, perché mi hai detto una cosa che non va, pa, un graffio, una sberla, eccetera, Marica, e poi te voglio bene. Tu non te la devi prendere, non devi capire che io sono fatto così, sono micione, ok? Non ti devi arrabbiare. Secondo me ti sbagli, se sei arrabbiato non casca mica il mondo se l'ho sposato. Te la ricordate quella Devi canzoncina? trovare chi accoglie questi aspetti, Ma non lo cioè. trovi, ho detto, ma sì che lo trovi. Lo scemo di turno ci sta sempre in giro, guarda. Però adesso non è questo, sarebbe bello se lo potessi fare, perché tu dici non trovare un altro che te sepiglia, che te ne frega, la cosa più importante sarebbe bello potersi comportare secondo la nostra natura. Dopodiché non avremmo nessun problema di ragionamenti, perché tolte tutte le pressioni saremmo liberi e costantemente liberi di esprimerci. Però poi se uno ci riflette, ti senti condizionato da questa natura. E allora ti piacerebbe non essere condizionato nemmeno da questa natura e essere spontaneo. Cioè, privo di questi condizionamenti, che sarebbe il miraggio che hanno avuto tutti i filosofi, che cosa cercavano? Qual era l'equilibrio che cercavano i filosofi? Di andare oltre la loro natura, senza dover fare mediazioni razionali di pensiero, di comportamenti. Cioè, facciamo un esempio, Socrate faceva quello che voleva, era andato oltre i suoi comportamenti, perché, per fare un esempio. Probabilmente sì, secondo me sì. Polesse, io faccio un esempio, che ne so poi, anche perché di Socrate non ha detto niente, noi sentiamo quello che ci ha detto Platone. Quindi è come lo leggeva lui. Quindi però faceva quello che gli pareva. E la povera Santippe, che invece era una tutta precisina, dice che una volta doveva arrivare a pranzo e lui stava parlando con i suoi adepti e le mogli che non capivano, ignoranti, eccetera. Strillava, 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 a un certo punto gli tirò una secchiata d'acqua e sembra che Socrate abbia fatto tanto tuonò che piovve. E perché faceva quello che gli pareva. Rendo un po' l'idea, no? Cioè il tentativo, poi che ci sia riuscito lasciamo perdere, però il tentativo di tutti che cercava Seneca, capito? Che il tentativo di tutti, di gran parte della filosofia antica, quella che non parlava dell'aldilà, eccetera, era cercare un equilibrio, cioè era cercare di andare oltre, dato che si parlava di queste quattro radici. E comunque le percepivano condizionanti, di poter essere libero anche da queste. Poi c'era tutto Ma poi, questo. ma da cosa vieni guidato?
cioè dalla razionalità, dalla praticità, cioè veramente... È drammatica la nostra fanciulla, da cosa vieni guidato? Personalità sotto i piedi, chi no, si prende cura di me? Da cosa vieni guidato? Allucinante, no, allucinante, allucinante, manco una pianta ragionerebbe così. La suola delle scarpe ragiona così. Ma non è vero, ma è normale, cioè ognuno di noi ha dentro di sé un'indole che lo porta a fare determinate scelte, vedere il mondo. No, no, è bella, Elena è bella però perché ci partecipa, io faccio sai che scherzo, cioè, penso, dico la verità adesso. Voi che dite? Vi piace da cosa vieni guidato? Perché magari a qualcuno piace. Io credo di aver capito cosa dice Elena. No, io ti ho detto, ti piace a te da cosa vieni guidato? Rispondi alla mia domanda. Allora, detto così, no, detto così. Però... Cosa ti piace a te? Poi glielo chiedi se hai indovinato quello che dice Elena. Facciamo due operazioni. Una, cosa pensi tu, e poi la tua lettura del pensiero di Elena. Dai. Ok. Allora, tra l'altro è curioso che proprio oggi, Pasqua, si parli di questa cosa. Non a caso la resurrezione ha un significato in questo. No? Quindi il fatto di andare oltre la propria natura, oltre la propria... Ma tu ci credi alla risurrezione? No, no, faccio una domanda. Dimmi. Ci credi alla risurrezione? Venere, la santa, la sacra sindone? Allora. Ti fai il segno della croce con l'acqua benedetta? Va bene. Vabbè, quelli sono simboli religiosi. Lascia aperto, scherzo. Ma ci credi alla risurrezione? In un certo senso sì. In che senso? Nel senso di andare oltre la propria radice, quella è una morte e rinascita in un certo senso, morte della personalità e una rinascita a, non so, a quello che diceva Elena, ovviamente, è un qualcosa di... Allora, diciamo questo, ma a te essere guidato, ti sta bene, come dice lei, allora da chi sei guidato? No. No. E Elena cosa pensa? Così glielo chiediamo, facciamo un'altra, perché a me mi interessa il tuo giudizio. Il fatto che tu mi dici la risurrezione, che Pasqua è passaggio, che 6x8 48, ok? No, è curioso che oggi si parli di proprio oggi si parli di queste cose. E beh, l'inconscio magari ha sentito qualche cosa fuori e te la butta lì, no? Ma figurati, con la mia scarsa personalità io vengo preso da qualunque cosa sta intorno. Cosa pensa Elena? Così poi lo chiediamo a lei, perché questa è un'altra cosa interessante della capacità di intercettare il pensiero di un altro. Può darsi che ci indovini, perché ricordiamoci, l'acqua è intuitiva, lo scorpione vi è più, e allora Elena che cosa pensava, che cosa voleva dire? Io vi ricordo che su tutte le cose io dico sempre non lo so, facciamolo dire a loro e me lo faccio spiegare con dettaglio. Proprio quando insegno counseling, è vero Elena? Almeno questo testimoniamelo. Io non dico mai cosa pensa, tutti mi dicono no, ma lui voleva dire questo, io continuo a martellare la persona perché voglio che me lo spieghi lei in termini chiari. Non sei andata adesso al bagno a vedere cosa pensavi tu, no, a sputare perché non gli è piaciuto quello che pensavi tu, è andata a scorreggiare, abbiamo capito. Allora, Nunzio, dici cosa pensa Elena? Non lo so cosa pensi, ho intuito una cosa. Sì, quello che hai intuito, dimmelo. Il fatto che lei dica che deve essere guidata una volta superata la radice, quindi il suo temperamento. Quindi chi te guida? Esatto, chi ti guida? Quello che dicevi anche tu, l'aspirare a qualcosa di superiore, no? Quindi non essere... schiavo di questa tua natura, di questa tua radice. Perché poi diventa un po' una scusa, un po' dire, ma io sono fatto così, va bene, intanto ti ho ammazzato, però è la mia natura, che ci devo fare? Sì, sì, ma questo la psicanalisi degli anni 70 voleva tirar fuori tutti dalle carceri, dai manicomi, eccetera, l'hai studiato, Elena, questa roba? Ok, quindi l'andare no, oltre... Però è vero, lo so. Quindi Elena diceva, quindi se io tolgo... questo aspetto radicale di radice, da chi vengo guidato?
Quindi lei che è? Un cavallo, un mulo, una vacca, che cos'è? L'entità superiore, lo spirito, lo spirito guido, lo spirito guida. Da chi vengo guidato? No, comunque ci ha azzeccato, ha intuito quello che dicevo. Era chiaro. Da chi viene guidato? No, io ho utilizzato il termine guidato perché, cioè, in questo dialogo noi siamo un po' vittime, no? Della nostra natura e dobbiamo superarla. Cioè, noi siamo veicolati dai comportamenti, dai condizionamenti. Se io li tolgo dopo, come faccio? Da chi vengo guidato? Mi date un condizionamento per cortesia, se no io come faccio a comportarmi? Il condizionamento della tua genetica in questo caso. E va superato. Sì, esatto. Si chiama epigenetica. Sei sempre tu che ti muovi, ma hai un campo d'azione senza vincoli e senza schemi. Non è bello? Cioè, a te ti piacerebbe avercelo, Antonino? A me no, completamente. Non ti piacerebbe essere libero? Ah, sì, no. È quello che ci hai spiegato un po', il quinto livello del chakra, no? Ti piacerebbe essere libero, sì o no? Certo, sì, come no, sì. Capito? Elena invece dice, io voglio la guida, allora. No, non è vero, prima di pensare. Allora, che età c'ha quella bambina che vuole una guida perché da sola è persa, perché dobbiamo sempre ritornare all'evento traumatico ancora non del tutto risolto. Chi è che senza una guida è perso? Fino a che età? Il bimbo. Fino a che età? Fino all'adolescenza forse. 0-3 anni. 5 anni mettiamo, ok? Sì. Ma così poco? Eh sì. Dopo c'ha le regole, la maestra ti dice cosa devi fare. Dopo si arragna. Ok? Hai capito? Ritorniamo sempre alla piscina, E simili. Perché ti è scappato? Io devo essere guidata. Ora, una persona adulta, a tutti noi penso, quasi tu, penso a tutti che ci piacerebbe essere privi, poter fare quello che stracavolo ci pare, non condizionati nemmeno dal nostro caratterino. Carattere è quello che ci caratterizza. Dove, per carità, mi piace essere fuoco, però non mi piacciono i difetti del fuoco. Allora rinuncerei a peggi difetti per averci anche fuoco, ma non avere reazioni da fuoco sempre, perché non è che mi piace. Spontaneamente potrei essere senza essere fuoco, e ci starà sopra il fuoco, c'è la radice, no, dei quattro elementi. Prakriti, la radice, le quattro radici hanno una radice comune che precede le quattro radici, ok? Nella concezione aristotelica, Aristotele introduce il quinto elemento, cioè etere. E l'etere che cos'è? È il campo, lo spazio, non più condizionato da nessuna di quelle radici. Sopra le radici. Allora, noi sotto stiamo nei complessi, i traumi vissuti. Superati quelli, già possiamo, e tanto, poter già usare il nostro temperamento, quindi muoverci valutando noi quello che succede in base agli impulsi. Però ancora più bello sarebbe seguire il nostro temperamento, bestie feroci, animali mansueti, animali che scappano, quindi abbiamo avuto Rosina la talpa che si rifugia sotto, ok? E meglio ancora, è poter essere liberi di qualunque cosa. E questo ti andava bene, Lucia? Sì, sì.
Perfetto. Grazie. Sì, sì. Sofia, sei bellissima, ma ti vedo proprio in nero, non riesco a apprezzare questo. È vero che promani luce, ma... Eh? Che ne dite? Forse, forse ho fatto un discorso troppo impegnativo, però non è colpa mia, perché è colpa di Lucia che è un intellettuale. È stato un bel dissidente. Viaggio. È un intellettuale dissidente. No, io mi stavo preparando alla vista dei pregi e dei difetti. Lo ammetti come pregio o come difetto essere introversa? Come è fatto, Laura? Deve arrivare a... è un fatto. Ok, grazie. Ancora più bella Sofia con la luce. È un fatto, il discorso è quello che diceva Nietzsche, no? Al di là del bene e del male, è un fatto. Sei introversa, punto. Esiste l'animale che aggredisce, esiste la tartaruga che si ritira. E vive più a lungo. E ci fa il brodo. Se si fa prendere. No, corre via veloce e non la prendi, giustamente. No, scappa via. No. Ragazzi, vabbè, almeno uno di voi sa una barzelletta, perché questa cosa così, io poi quando faccio queste cose, che è nel mio temperamento è tutto filosofia, no? Penso, mi sembro così noioso, così stupido, così idiota, che invece di dire cose amene, eccitanti, mentre voi siete chiusi in una prigione, il mio compito è alleviarvi le pene, vi parlo di cazzate. Vero che cazzate sono meglio di pene, notate la valenza simbolica, quella sottile ironia che c'è dietro. Però possibile, un periodo mi ricordo c'erano tutte barzellette, si diceva adesso non ci stanno più le barzellette, adesso ci stanno le cosine, i filmini su Facebook. Qualcuno di voi sa qualcosa? È una barzelletta di Pasqua. Allora, c'è un uomo siciliano che vuole andare a comprare la colomba pasquale, va al negozio e dice: buongiorno, che mi daresse una colomba? E il commesso gli dice: motta? E lui: che me la volevi dare viva? Antonino è sicuro, sente il tuo siciliano verace. Scusa per il mio accento, io non sono siciliana. No. Eppure sembrava siciliana, chi avrebbe dubitato? Sì, uguale. Brava. Siciliano. Ok? Grazie. Luigi si è vista, si vede che sta ancora continuando il pranzo, che è iniziato alle 10 questa mattina, o no? Beh, che vogliamo fare, ragazzi? È ora di andare a cena, se cenate, se avete mangiato tanto o no. Vogliamo sempre chiudere con un pensiero poetico, però mi dovete ritrovare su Così parlò Bella Vista, come si chiamava il tizio che aiutava il professore, che ogni volta diceva un pensiero poetico. Ve lo ricordate? Leggetelo quel libro di De Crescenzo, è favoloso, anche il film è favoloso. Così parlò Bella Vista. C'è il film su YouTube gratis. Sì, no, ma come si chiama? Ma il libro va letto. Che anche se il film è fatto benissimo, anche da De Crescenzo, il libro ti scompisci. E che poi era un ingegnere elettronico e lavorava all'IBM, Luciano De Crescenzo. Non solo era umoristico, ma ha scritto un sacco di libri di filosofia fatti bene. La stranezza che lui era un matematico e forse fisico, e invece è tutt'altro, comunque c'era proprio l'animo napoletano. Allora, vai Laura.
L'uovo di Pasqua delle Foa è particolare. Ha una lamina d'argento che lo avvolge ed il sole che lo va a ricaricare. Uprana il suo sapore e la sorpresa è stellare. Grande! Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua a tutti! Auguri a tutti! Auguri a tutti! Auguri a tutti i pulcini. Ciao, auguri. Allora, grazie Roberto, grazie. Ma di che? Grazie, domani ci avremo grandi cose, ma la sera comunque, ricordatevi che la sera ci avremo questo e avendo chiuso i gruppi per tanti motivi, insomma a me me l'hanno fatto fare, vi assicuro che io non l'avrei fatto, io chiedo sempre una o due concessioni ai miei comandanti superiori, quindi chi c'ha proprio voglia di scrocking me lo dice. E anche domani potrà fare lo scrocking. Però non mi ricordo, che, però uno o due, più non è lecito. C'è il counseling la mattina, sì. E pomeriggio naturopatia, la terza parte della lezione 6. Cioè counseling, uno si può collegare diciamo a mezzogiorno, perché magari gli faccio l'esercizio davanti a tutti per metterla a posto, una persona sola o due, l'altro può guardare, prima no, che insegno la tecnica segreta, ok? Mentre naturopatia non c'è problema, lì possono collegarsi tutti, perché poi faremo delle diagnosi, anzi più sono persone di fuori più sono gradite. Emanuele, eh? Chi è Emanuele? Di Emanuele. Sono in attesa del mio destino. Sì, vabbè, se sei prenotato ti metti lì, ma magari ne facciamo più di uno anche, no? Prima ci facciamo Emanuele, che già subirà il counseling. E Piero, perché non hai partecipato all'altro counseling? Come dici? Forse ho perso due parole. Noi l'altro ieri abbiamo avuto il counseling. Ieri tu e quello scritereato d'amico tuo. Com'è che non avete partecipato? La domanda è una curiosità, mica se è lecita, perché. Ma senti, io mi sono collegato ma non andavo, quindi ho capito. Ma non è che c'è un problema di obbligo, la mia era solo una curiosità, dato che quando manchi mi manchi. Sento la tua mancanza, ok? Perché la tua mente, la tua testa che riflette mi induce alla riflessione. Sì, Sai come si chiama in indiano il piro? Kapalika, che vuol dire cranio lucente. Come? Kapalika? Kapalika, tutto attaccato. Kapalika. Era quelli che hanno creato il tantra sessuale erano i Kapalika e Kalamuka. Kalamuka vuol dire musi neri, ok? E Kapalika invece grani lucenti. Che se, dato che gli indiani, visto, sono fatti dai lunghi capelli, anzi gli sciamani si chiamavano Keshine dai lunghi capelli, allora questi qui si distinguevano perché si rasavano, quello che era un titolo distintivo per l'indiano normale, che però erano delle tribù selvagge, quindi erano i grani lucenti e i musi neri, tradotto un po'. Quindi tu appartenevi ai Kapalika, e ai Kalamuka non lo so, che se qualcuno ci vorrebbe il negretto. Tu sei Elisabeth, tu sei un Kalamuka, femmina. Naturale. Femmina naturale. E non spontaneo. Quindi sei una femmina naturale, no? Libera, libertina, liberaria e libertaria, giusto? Assolutamente sì. Vi devo leggere come viene descritto Kundalini nel Satchagra Nirupana, come deve essere una femmina proprio ardente di desiderio e rapata. Comunque c'è un video dove mi ci ha preso per il culo Grozza lì, che lo feci tanti anni fa, dove inizia a dare la descrizione di Kundalini, uno dei più vecchi miei di YouTube. Perché era rappresentato da una fanciulla arrapata, che doveva avere 15 anni e piena di voglie.
Bene, ragazzi, un bacio a tutti. Dopo poi il pensiero poetico di Laura, che però tu devi pubblicare un libro, eh? Grazie, lo farò sicuro. Farollo, fai pensieri poetici, manuale di meditazione per stitici. Bene? No, scherzo, no, no, questo è so carino. Ma se tu facessi il librettino e poi dopo lo mandi a tutti, sarà sicuramente una cosa graditissima. Poi la gente che lo riceve lo può ristampare, darlo per Natale, per Pasqua, come... Mi devo organizzare. È vero, Sofia? Ciao, un bacio a tutti. Ciao, 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 ciao. Un bacione a tutti, buona ciao, cena. Ciao, Piro. Ciao. Ciao.